Le conseguenze della crisi. L'impero era un'entità politica troppo robusta per crollare anche con una serie di colpi così violenti. Le conseguenze economiche e sociali della crisi però furono numerose e tutte assai dure. In primo luogo vi fu il declino dei centri urbani, soprattutto nella parte occidentale dell'impero. Questo comportò il passaggio da un'economia monetaria basata sul commercio ad una agricola e ritornata allo scambio in natura e al baratto. Le attività industriali e commerciali si ridussero ancora di più a favore dell'agricoltura e della pastorizia. Nelle campagne, infine, furono abbandonate le colture pregiate, vite, ulivo, alberi da frutta, a favore del grano e dell'allevamento delle pecore. Questi mutamenti aggravarono le condizioni dell'impero, che era nato e cresciuto sulla base di una serie di città collegate da commerci protetti dallo Stato. Il passaggio all'autoconsumo, in cui ogni territorio si manteneva da sé, eliminava la stessa ragione d'esistere dell'impero. I problemi dell'Italia. La politica di colonizzazione, tentata da molti imperatori, era fallita, come pure il tentativo di rivitalizzare la piccola proprietà terriera. I latifondi, proprietà dei ricchi honestiores e coltivati dagli schiavi, provocarono il fallimento dei piccoli contadini, ma non aumentarono la produttività. Le campagne, in questo periodo, iniziarono a spopolarsi. Molte persone fuggivano temendo lo Stato e i suoi agenti delle tasse come gli stessi barbari. Per reagire, le autorità resero ereditario il mestiere del contadino, introducendo il colonato. I contadini, tramite questo strumento giuridico, venivano legati alla terra che non potevano abbandonare, pur rimanendo formalmente uomini liberi. La fuga dalle città. I ceti dirigenti iniziarono nel corso del III secolo ad abbandonare le città e a rifugiarsi nelle proprie terre, armando delle guardie e difendendosi da soli dalle scorrerie dei barbari e dei briganti. Essi sentivano sempre meno il bisogno di avere uno Stato, dato che questo non era sempre in grado di difenderli. Pertanto cercavano di non pagare le tasse, riducendo così ulteriormente l'efficienza dello Stato. La ritirata dei ceti dirigenti verso le campagne aumentava la crisi dell'impero, che si basava, come si è detto, sulle città e sui loro commerci.